non me l'aspettavo, così. Tra l'altro per i rigori dati, e onestamente nelle ultime giornate il Crotone sta un po' penalizzato. Abbiamo subito un rigore al limite che era la Garcia. Oggi uno dei due onestamente era quello del portiere. Una palla che andava a calcio d'angolo. No, no, noi giocheremo fino all'ultimo perché se riusciamo a fare Pirozzo delle ultime tre partite, io penso che il Crotone può entrare meritatamente nei playoff. Ma io devo fare i complimenti all'Avellino perché poi alla fine è stato anche meritato. Noi potevamo anche pareggiare o vincere la partita, su alcune occasioni i nostri attaccanti hanno fallito. Ma poi veramente devo dire fare i complimenti all'Avellino. Matteo, scusami, complimenti per la prestazione perché hai tolto un sacco di palloni. Nel secondo tempo il Crotone non è stato all'altezza del primo, anche se ci sono state diverse occasioni da una parte e dall'altra. Merito vostro o è calato il Crotone secondo te? Perché noi siamo calati un po' ai tempi del secondo tempo perché avevamo dato tanto al primo. È normale che quando perdi il Crotone ha messo 5 punte e quindi avevamo più un assetto difensivo negli ultimi 20 minuti. Siamo ripartiti con contropiede, abbiamo anche rischiato di fare la seconda rete, ci siamo riusciti, però penso che abbiamo dato tanto, cioè tutte e due le squadre. Siamo stati sfortunati in alcune occasioni per il rigore, però tutto sommato penso che ce la siamo meritata alla grande. Il principio di stagione mi danno la carica per andare avanti, diciamo. E del resto, come mi hanno fischiato a me tanto, anche i miei compagni, io penso che in settimana e durante le partite ho cercato di sbagliare il meno possibile e di dare tutto quello che potevo dare. E ci sono riuscito e ne traggo vantaggio e ne sono contento. Se chiudi subito la partita è tutto più facile, però sappiamo che fino a fine dell'anno bisogna lottare e soffrire. E peccato perché appunto se chiudiamo subito la partita evitiamo alla fine anche di correre rischi o meno e di non spaventare pure il pubblico che c'è a parte nostra. Con Alessio tutto a posto, ci troviamo insieme, e abitiamo pure a casa insieme, siamo tutti insieme, e finché va tutto bene ci troviamo alla grande e siamo contenti tutti e due. Sì, a me non molliamo perché come ho già detto nelle altre sale stampe, ho detto che noi non molliamo, cerchiamo di rincorrere al Dino Leffe e di superarla, però mancano tre partite. E queste tre partite bisogna rischiare il meno possibile e cercare di portare quei punti che ci servono per allontanare superare e allontanare l'Albino Leffe. Però io sono convinto che laggiù ci faranno sicuramente la guerra. E quindi noi dobbiamo con queste partite cercare di portarle a lieto fine. Dobbiamo andare a Terni a giocarci quest'ultima partita. Spero che non sia l'ultima spiaggia, ecco.